Nello specifico, lo spray ristrutturante lucidante per capelli crespi, ossia lo spray anticrespo, è ideale per quei capelli che sono secchi per colpa appunto dei trattamenti meccanici, magari oppure dei trattamenti chimici, oppure anche semplicemente perché utilizziamo delle erbe tintorie. Sono tutti processi che portano l'acqua a evaporare, l'acqua presente nella sutura dei capelli, e quindi tendenzialmente i nostri capelli diventano più secchi, diventano più anche elettrici, quindi più difficile da domare, per così dire. Ecco, anche se appunto i capelli sono sfibrati, sono stati colorati oppure decolorati e così via. Perché alla fine l'arma principale che abbiamo per domare il crespo è l'idratazione, e questo spray è questo che fa: idrata i capelli. Perché li idrata? Grazie insomma, agli ingredienti che contiene. Gli ingredienti chiavi sono gli acidi della frutta, l'IACA, che grazie al loro pH acido riescono a chiudere le squame, quindi i capelli risultano lucidi. Solitamente gli IACA sono utilizzati, come sapete, sul viso, quindi nelle creme viso. In questo caso un utilizzo innovativo, diciamo così, sui capelli, proprio perché svolgono questa attività di riequilibrare il pH. D'altro canto c'è dentro la formula l'aloe, il pantenolo, la provitamina B5, sono dei potenti umettanti, quindi svolgono un'attività idratante. C'è presente l'idrolizzato bio di castagna, quindi il frutto di castagna, che assieme all'inulina che è estratta dal carciofo, pensate, riesce a svolgere una potente azione anti-umidità, quindi anti-crespo ed emolliente sui capelli. Io solitamente lo utilizzo quando voglio fare una messa in piega liscia, perché mi aiuta insomma, a tenere i capelli molto lisci, quindi non gonfi, e soprattutto nel periodo in cui l'umidità è molto forte, quindi magari nelle giornate molto afose oppure d'inverno, in quelle giornate uggiose, quando praticamente ogni capello vive di vita sua. Quindi è uno spray ricco in attivi che riescono a penetrare, a ristrutturare, a idratare in profondità il fusto. E i conservanti sono dei conservanti alimentari, quindi che troviamo anche nel cibo che mangiamo, quindi questo è un altro pregio che io trovo a questi prodotti, perché appunto sono conservanti che sono anche ecosostenibili. Per fare un sunto velocemente, quindi per racchiudere in poche parole questo spray capelli, perché insomma più brevi sia meglio è uno spray capelli al 100% naturale, quindi con ingredienti al 100% di origine vegetale. Quindi non contiene ingredienti di origine sintetica oppure di origine animale. Parte degli ingredienti provengono anche da agricoltura biologica. Non contiene alcol, non contiene siliconi, non contiene parabeni, non contiene allergeni. La tipologia di capelli per i quali è indicato sono i capelli secchi, capelli crespi, capelli disidratati, trattati, rovinati, sfibrati, capelli che si gonfiano facilmente, quindi si elettrizzano facilmente. Come proprietà, quindi, sui nostri capelli svolge un'attività ristrutturante, un'attività idratante grazie appunto alla presenza dell'aloe vera, grazie alla presenza del pantenolo, dello sodio ialuronato, che è il sale sodico dell'acido ialuronico, un'attività lucidante grazie alla presenza degli acidi della frutta, e condizionante grazie alla presenza dell'inulina e della betaina. Riesce ad avvolgere i capelli in questo film naturale invisibile, che aiuta i capelli a rimanere idratati più a lungo. Comunque vi lascio il link al prodotto sul sito, se volete, insomma, potete trovare lì una descrizione di tutto quello che ho provato a raccontarvi io oggi. Quindi diciamo che il pregio di questo spray capelli è il fatto che non appesantisce assolutamente i capelli, quindi ha una formula talmente leggera che effettivamente bisognerebbe usare veramente tanto per riuscire ad ottenere un effetto appiccicaticcio oppure di pesantezza. È uno spray che riesce a controllare l'effetto crespo assolutamente, li lucida tantissimo, li lascia morbidi e vaporosi.
Per chi non è adatto? Non è adatto per quei capelli che sono mossi o che sono ricci e volete utilizzarlo per dare sostegno a questi ricci. Questo tipo di prodotto non è adatto, è adatto più un prodotto che contenga anche una ricca quota grassa. Ve lo dico perché a me dispiace che insomma, magari spendete i soldi e poi ci rimanete male, piuttosto preferisco assolutamente aiutarvi a fare un acquisto consapevole e quindi ci tengo tantissimo che appunto chi acquista questo prodotto poi ne rimanga soddisfatta. È uno spray styling, quindi che va utilizzato sui capelli appena lavati, quindi ancora umidi, prima di asciugarli con il phon oppure all'aria naturale. Non è una laca, quindi assolutamente non serve a fissare la messa in piega, ma a facilitare la messa in piega, che è ben diverso, mi raccomando. Quindi è uno spray styling che secondo me è anche ben più di uno spray di un prodotto styling, perché appunto svolge questa fantastica attività idratante sui nostri capelli. Quindi spero che insomma con queste dritte, con questo ulteriore approfondimento che abbiamo fatto assieme, voi possiate fare un acquisto consapevole. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciare il pollicione in su sotto il video. Se avete qualche domanda o qualche dubbio, sarò felicissima di rispondervi. Lasciate quindi i vostri commenti qui sotto il video e noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!